Salve bibitine e bibitini e benvenuti in questo nuovo video. Contenuto molto speciale perché in questi minuti è stato annunciato al New York Comic Con da Akira Toriyama stesso un nuovo anime di Dragon Ball. La serie prenderà il nome di Dragon Ball Daima, la quale appunto è un'abbreviazione che indica il termine malvagio. Un primo trailer è stato diffuso e lo guarderò insieme per la prima volta con voi. Bando alle ciance dunque, let's go! Vediamo, c'è un countdown all'inizio, ok. 84, l'uscita del manga in Giappone. L'anime di Dragon Ball, ok. Z, presumo qua che ci facciano ripercorrere tutte le tappe dell'anime e del manga. ATGT. Battaglia degli dei, ok. Il film più brutto mai fatto. Ah, l'anime di Super. Okay. Broly. Dragon Ball Super Broly. Super Hero. E poi? ok, sappiamo già la data. Tutto di Akira Toriyama, perfetto, così qualità. Una nuova serie. Una storia mai raccontata prima. Vabbè, in Dragon Ball. Un po' di 3D viene usato, va bene, per il drago. Per il 40° anniversario, mamma mia. Tornano tutti piccoli, che belli. Bastone, mamma mia, che bello. Da Babi di quello. Dico solo una cosa, wow, veramente veramente bello, sia per quanto riguarda lo stile grafico, nuovo, molto chibi anche in alcuni punti, ma soprattutto per quella che potrebbe essere la trama e gli sviluppi. Sappiamo già, dato che lo stesso autore del manga ci ha dato qualche indicazione, che Goku e i suoi amici, anche come abbiamo potuto vedere nel trailer, si troveranno improvvisamente piccini per via di una cospirazione. Ci sarà il ritorno dunque del famoso bastone che ha caratterizzato la tenera età del nostro protagonista e tante altre piccole chicche, secondo me. Abbiamo forse per la prima volta in assoluto il design di Mr. Satan da piccolo, molto carino, molto figo, molto più figo adesso che prima, onestamente. Il genio era un Chad anche da piccino, ovviamente, uno dei migliori personaggi di tutto Dragon Ball. E abbiamo appunto qua il ritorno del famoso bastone. Tra l'altro in questo frame si vede Babidi, non so se magari era una citazione ai vecchi Dragon Ball, dato che all'inizio del trailer ci sono
questi personaggi sospetti che guardano la storia del Dragon Ball classico, e forse si prospetta, vedendo questi frame, una battaglia anche tra Goku e Vegeta? Non saprei. Ci hanno dato qualche informazione, sia a Toriyama stesso, appunto, sia da questo trailer, ma è ancora molto difficile mettere i pezzi insieme. Detto questo, davvero un hype smisurato per questa nuova serie di Dragon Ball, che sarà molto breve, circa di 10-12 episodi, da quello che si è capito sul web, e uscirà nell'inverno del 2024. Sembra comunque che andrà a sconvolgere i canoni che abbiamo avuto negli ultimi anni riguardante appunto le serie di Dragon Ball e i film. Si torna tanto alle origini. Detto questo, vi invito a fare un rapido check dei social che potete trovare in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo annuncio e noi ci possiamo vedere domenica in un prossimo video.